Poi ce li attacchi. E ai miei compari non vogliamo prendere i pidocchi perché un pesce sotto ha paura dello shampoo. Ben detto, dovessi vergognare. Andiamo a fare con te, pesce sotto. Già, che dobbiamo fare? Mica si può andare avanti così. Io un'idea ce l'avrei, perché gli facciamo bene lo shampoo, così si impara. Per tenere i capelli più puliti, dici? È una bella idea. Oppure tu c'hai un'idea migliore, pesce sotto. Io vi giuro che la prossima volta me lo farò lo shampoo. Ma vai la prossima volta, te ne te lo fermo. Apri la bocca. Lasciatelo stare. Francesco Benigno, pensa agli affari tuoi se non vuoi fare la fine del pesce a bocca. Ah, ve la prendi con quelli più piccoli. Perché tu che sei grande. Ti consiglio di tornare al tuo posto. Madre Superiora, c'è qui la signora Benigno. La pace a te. Benigno, vieni. Vede, signora, il nostro collegio prevede l'espulsione per questo tipo di comportamento. E poi la famiglia del ragazzo coinvolto ci potrebbe creare grossi problemi se capisse che non prendiamo provvedimenti. Ma io volevo solo difendere Salvatore. Sta zitto e porta rispetto alla madre. Mi scusi, madre. Ma io... Vai fuori! Fuori! Situazione lei la conosce. Nella nostra famiglia è importante che rimane Francesco nel collegio. Francesco è il dodicesimo dei 13 figli. Le chiedo per favore, me lo trattenga in collegio. Sì, signora, lo capisco. Ma lei capisce che io porto avanti un istituto come questo? E proprio per questo sono impossibilitata a prendermi a cuore i problemi di tutti. Madre, la prego, non cacci via Francesco. È un bravo bambino. A casa abbiamo dei problemi. Io sono malata. Ho brutto male, madre. Ma casi,
Marico, io si può fare più, no, sapete. Per cortesia. Fare giusto che tu hai scelto. No, per cortesia. Non ne posso più. Ho capito. Non ne posso più. Ma via, ma solo dai su. No, no, non ne posso più. Via. Basta. Io voglio sapere. Via. Marico, io voglio sapere. Lasciami. Non puoi essere. Levati. Ma com'è il collegio? Uno schifo. Peggio della nostra scuola? Stare in collegio è come stare in prigione, solo non puoi fumare. Perché? Fumi? No, che non fumo, ci sono unito. Francesco Benigno, a casa mia non risponde nessuno. Mi potete aprire? Sì, Gioia, via. Facci pure tu, se non si vanno a fare altro. Non ti preoccupare, la mamma è dalle suore. Ci vuoi andare? Sì. Andiamo, dai. Buongiorno, sorella. Siamo i figli della signora Benigni. Che se completi l'album ti regalano l'almanacco. Evviva, grazie! Ma tu non so perché i peppano bene? Sì, allora? Vedi che forse è morta tua madre. Corre! Dove è perché sogno un meco, un da caverità? Corre! Corre! Thank you.
Dai, Francesco, esci fuori, tanto lo so che sei qui. Chi ti ha detto dove ero? Me l'ha detto Marcello. Dai, andiamo a casa che papà è preoccupato. Quella non è più casa mia. Che fissere dice? Poi un bambino come te dove pensate andare a quest'ora della notte? Papà mi odia. Ma che minchia te vai dicendo? Tanto lo sai che odia anche te. Papà ci odia tutti. E poi mi metterà anche in punizione. No, che non lo farà. Dai, su, andiamo a casa. Mangiare, come si ti addiventò un buon dia. Morito madre, ma avete a fare la bella mia. Puttana la miseria. Ora voglio dire come scappa da casa, bello mio. Sono in punizione, mio padre mi ha legato con le cippe. Ma che minchia hai combinato? Dovete liberarmi. E come? Dovete slegarmi dalle cippe. Non ci penso neanche, perché se ho ciò per tutti i mesi catena l'avevo fatto per una buona ragione. Non si scherza con ciò per appena. Le vedete queste? Sono 10.000 lire, sono per voi se mi liberate. Ah, ora ragionavo. Ora riesco a scicare, amore, no! Mio padre è in casa, esce alle 5. È 5? Ma alle 5 che la scuola? Vabbè, tu non stai in mente, ma ci pensiamo noi.
con l'asciugamano. Stai in bagno. Va bene. E tu, chiudi quella porta! Che se t'azzardi a fare la spia, t'ammazzo! Sentire, oh, i picci. Ce l'ho, ce l'ho. Me li cambi da mille. Sì, però tua padre non ne passa per niente. Io ho chiuso con mio padre. Non è cadato. Cara asciutta. Vabbè, che figlia è San Giù? Che ne so, ora vi fa si chiamare di casa. Dica me prima. Cosa contare? Certo so contare. Ma vuoi spiegare perché sono sette malalecchi? Io a casa non ci torno più. Mi serviranno i soldi per mangiare, no? Cosa? Ma che stai? Ma state zitto, però chi dava a mangiare? Vabbè dai, dammi da fumare. A fumare? Sì. Thank you.